Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato ai vostri video. Come usualmente accade, anche oggi un episodio dedicato a voi che state guardando il video, a voi iscritti al canale, ma anche non iscritti, coloro che hanno piacere semplicemente di condividere con il resto del pubblico la loro collezione, un orologio, due orologi, tre orologi. Certo, non diciamo 10 minuti di video, no? Perché c'è anche chi mi manda 12 minuti di video e poi diventa difficile riuscire a fare dettagli per poterlo inserire in un video fruibile da tutti. Quindi vi invito a registrare il video anche con lo smartphone in posizione orizzontale, ma cercate di essere concisi, di essere diretti, di porre qualche quesito interessante anche per il pubblico, far vedere qualche pezzo, insomma, la vostra esperienza in generale. E poi la inviate all'indirizzo email info@contatoridel.it, poi io ne prendo visione e decido quali pubblicare e quali no, in base a come sono venuti nel formato, nei contenuti e anche che per quello a cui so rispondere, perché non sempre sono a conoscenza delle questioni che ponete, no? Anche una piccola virgola sbagliata potrebbe essere di troppo. Quindi vi invito a inviare i video. Prima di guardarli, però, vi mostro l'orologio del giorno che in questo caso è questo bellissimo Longines del 1970, un orologino vintage con diametro cassa di 34-35 mm circa, calibro a carica manuale 285. È un orologio che è del 70, è il mio anno di nascita, sono contento, l'ho trovato, lo tengo. È la dimostrazione di come anche le misure piccole possano essere piacevoli. D'altronde io seguo la teoria della compensazione delle misure, no? Ho orologio piccolo e lascio immaginare il resto. Primo video. Ciao Davide, mi chiamo Riccardo, ti seguo da Roma e credo di aver visto più o meno tutte le puntate del tuo canale. Questi sono i miei orologi, c'è cioè il Crano 4, il primo che ho ricevuto in regalo e da cui è nata la passione. Poi ci sono un Seiko Sumo, quadrante verde, un orologio esteticamente molto bello di cui poi ti chiedo un parere a livello meccanico. E l'orologio che ho, importante, diciamo, che ho acquistato facendo una lista dei requisiti che volevo, l'Omega Speedmaster Racing, volevo un crono Bicompax con un aspetto sportivo, un movimento ad altissime prestazioni, con un fondello a vista che mi permettesse anche di vederlo battere, vederlo lavorare. E devo dire che sono stracontento e veramente innamorato di questa scelta. Allora, come spunto di riflessione per il canale, ti volevo parlare di due cose. Una è l'accuratezza di marcia del Seiko Sumo. Come sai, questo orologio monta il 6R35. Le specifiche di casa già sono lasche perché ha delle tolleranze come scostamento giornaliero nell'ordine dei più o meno 15-20 secondi, che secondo me per un orologio in questa fascia di prezzo sono veramente troppi, soprattutto per un orologio che poi ha questa fattura e questa qualità costruttiva generale, veramente molto ben fatto, con dei dettagli curate, con un acciaio di ottima qualità, anche se un po' soggetto a graffiarsi. Il problema è che il mio pezzo viaggia 1-2 minuti avanti al giorno. L'ho già mandato in regolazione due volte presso la concessionaria dove l'ho comprato, non ne vengono a capo. Sto scoprendo sui forum che non è una novità e che pare ci sia un elemento, non so se un'ancorina in plastica, che viene erroneamente ingrassata, troppo o troppo poco, ora non ti so dire nel dettaglio, che genera questa instabilità di marcia. Tu hai delle informazioni? Sei in condizione di recuperare delle conferme? Fra voi appassionati che vi intendete anche di meccanismi insomma, nella tua cerchia, è vero che l'orologio nasce con un difetto di fabbrica? Perché se così fosse, io penso che sono incline a darlo via, perché avere un orologio così bello, di cui però non mi posso fidare, non ha senso per me. L'altra cosa di cui ti volevo raccontare del Crono 4 è questo sistema di chiusura. Ti volevo più che altro dare il mio commento. Mi ricordo che quando hai recensito lo scafograf
e lo scintigraph, ti sei chiesto come, quale sia la resa di questo sistema di chiusura con questa levetta proprietaria che va a incastrare la parte sottostante della clasp in una sede. E ti do io il mio feedback. Non è granché. Anzitutto, come puoi vedere, sporge, tocca e non è il massimo del comfort, ma soprattutto toccando, portando l'orologio tutti i giorni, se durante la giornata vai a guardare, spesso questa leva la trovi spostata, la trovi alzata, cioè aperta. Ora, a onor del vero, non si è mai aperta la clasp, cioè non c'è mai stata una volta in cui ho percepito il rischio che l'orologio mi potesse sfuggire o cose del genere. Però la leva si apre. Quindi secondo me Eberhard qui nel tentativo di distinguersi con questo brevetto dalla classica clasp in realtà è andata un po' fuori strada. Tutto qua, te lo volevo raccontare così magari avevi un elemento in più per quando poi avrai la possibilità di provarlo di persona. Comunque l'orologio lo adoro, so che a te non piace ma io lo adoro e un saluto a tutti gli appassionati, a te, a tutto il canale e a presto, grazie, ciao. L'ho già mandato 2 volte nella concessionaria dove l'ho comprato e non ne vengono a capo. Ma non ti viene in mente che possono essere incompetenti loro? Ci sono miliardi di orologi con quel calibro lì e non mi risulta, almeno personalmente, che ci siano dei difetti tali da poter essere definiti difetto di fabbrica conclamato. Non mi risulta. È sicuramente un problema singolo del tuo orologio e che una concessionaria ufficiale non riesca a venire a capo, mi sembra fanta orologia. E cosa ti avrebbero detto? Non sappiamo cosa fare, tenga, lo tenga così. E a tal proposito, scommetto che ti farebbe un gran piacere se arrivati a questi punti ti sostituissero il calibro completamente, no? E qui torno al punto precedente di altri video, cioè come accade per esempio per il gruppo Swatch, che ti sostituiscono il calibro subito, senza partire dal via, e poi dopo lo ripristinano loro con calma, lo ricondizionano. Senza cercare di metterci le mani, non ci riesco, tieni, non ci riesco, sostituiamo, poi revisioniamo. Se io compro un orologio nuovo, voglio che funzioni e voi dovete fare tutto per far sì che l'orologio funzioni. Non mi interessa che seguite il bignami del piccolo orologiaio e me lo smontate pezzo per pezzo per rimontarlo. Io voglio che funziona. Altrimenti, se si ragiona per casi limite, non mi devi nemmeno sostituire un ingranaggio. Ti devi mettere lì con fresa e tornio e costruirmelo da zero, perché il vero orologiaio tradizionale lavora così. No, ci vuole un po' di tolleranza. Se si tratta di un calibro raro, di cui i pezzi non esistono più, va benissimo. L'orologiaio si mette lì e costruisce il pezzo da zero. Ma se si tratta di calibri industriali, il pezzo esiste, me lo sostituisci l'ingranaggio con uno nuovo. Punto. Tornando al tuo orologio, vai da un orologiaio bravo, ma anche mediamente bravo, e vedrai che il problema te lo risolve. Potrebbe anche semplicemente essere magnetizzata la spirale, anche se 1 o 2 minuti mi sembrano un po' pochi, nel senso che quando è magnetizzata va molto più avanti. Poi volevo porre l'accento sulla tua chiosa finale, no? Se fosse un difetto di fabbrica, me ne libero, lo vendo così. E come fai a liberarti? All'acquirente cosa gli dici? Tieni, questo orologio va avanti 2 minuti. No. Correttamente, moralmente parlando, tu lo devi sistemare e poi vendere. A quel punto, se lo sistemi, tanto vale che lo tieni. Passando alla clasp dell'Eberhard, immaginavo che nel lungo periodo potesse dare fastidio. Non immaginavo invece che potesse muoversi, anche se credo quello sia un movimento che rientra nelle tolleranze previste dalla casa. Non raggiunge mai quella situazione limite per far scattare la molla e aprire la clasp. Insomma, penso siamo dentro le tolleranze, ci vuole ben più di quel piccolo movimento per farla aprire. E tutto sommato può andar bene. Ciao Davide, sono Andrea, volevo farti i complimenti per il tuo canale e questa è la mia collezione, una parte perché partiamo dal presupposto che non ho possibilità economiche elevatissime e quindi vedrai tanti quarzi che tu odi, ma purtroppo è quello che posso permettermi e partiamo con questo Mondiabolide che arriva qua dal mio paese, da Voghera. Poi abbiamo un Mondia Madison Crono, tutto nero e cromato, anche questo al quarzo. Poi abbiamo il Vagari che tu hai recensito, il Vagari Gematic Aqua, in colorazione khaki, che
che avendone tanti neri ho preferito prenderne uno un po' diverso da usare tutti i giorni, devo dire che è molto valido. Qui abbiamo un Lorenz al quarzo cronografo, qui abbiamo un Kondan automatico, qui abbiamo un Sugues, che non so se si chiama così, comunque ha sul il Seagal ST19. Questo sarà come un Ciofeca Alert, però è un Hades Dive automatico anche lui, monta a movimento Seiko, ha la corona vite, fondello vite, resistente 200 metri, vetro zaffiro. Qui abbiamo un Kennet Cole sempre automatico, che se non mi sbaglio monta anche lui il Miota 8215. Qui abbiamo il Seiko, che era di mio nonno, anni 90, è al quarzo anche lui, però ha un crono con la sveglia e è ancora funzionante, come puoi vedere è funzionante. E l'ultimo, ho un Lorenz automatico 10 atmosfere, come puoi vedere io adoro i bracciali in pelle col bond. Sotto ho tutti i braccialetti in acciaio, di solito d'inverno uso i bracciali in pelle, d'estate per andare al mare così uso i suoi bracciali in acciaio. È una modesta collezione, ma è quello che ognuno prende quello che può, nel senso io mi piacciono tantissimo gli orologi e volevo divertirmi comunque. Comunque ti ringrazio ancora per il canale, sei un grande e alla prossima, ciao! Ma va benissimo così, fai bene a divertirti. E forse sei tu dalla parte giusta rispetto a chi sperpera in orologi. Dico forse perché io mi riconosco nella seconda categoria. Comunque, hai chiamato il Ciofeca Alert sulla Hades Dive e io ti ho dato soddisfazione. Non tanto per la qualità costruttiva, perché tutti ne parlano bene e non ho motivo di avere dubbi. Più che altro è per la mission dell'azienda. Gli ho schioccato l'appellativo perché è un marchio nato e progettato per costruire copie di altri orologi al solo fine di monetizzare. Un conto è un marchio storico che gli può scappare ogni tanto un orologio simile a un altro. Un altro conto è chi costruisce un'azienda da zero puntando alle copie rimarchiate con l'intento di vendere, di fare soldi senza minimamente interessarsi all'aspetto orologiero, alla passione, agli appassionati. Per me è eticamente e moralmente inconcepibile e da me i soldi non li prendono. Invece quel Kenneth Cole è proprio un fashion watch da quattro soldi. In questo caso abbiamo un'azienda che vende profumi, gioielli, scarpe e nella sezione accessori vende anche orologi. Senza crederci veramente, ma con lo scopo di offrire un gadget alla moda in più ai propri clienti. Per il resto goditi la collezione di orologi, quarzi, automatici, meccanici, tutto quello che ti pare, quello che è, divertiti e goditi la passione. Ciao Davide, sono Paolo da Milano. Innanzitutto volevo ringraziarti per i tuoi video perché sono estremamente interessanti, chiari e poi a me il tuo modo di esporre mi piace tantissimo. Senti, io ho iniziato la mia collezione con delle cose molto modeste, alcune non ti piaceranno, per esempio questi qua sono i miei Swatch che io trovo interessanti, coloratissimi d'estate, poi non c'è il rischio di rompere magari qualche orologio un po' più importante. Volevo in particolar modo farti vedere il Migraine, sono tutti Swatch anni 80-90 e questo qua mi interessa perché è un orologio stranissimo, nel senso che è impossibile leggere l'ora, infatti si chiama Emicrania, e però quando cambia l'ora il quadrante fa disegni fa disegni diversi, in più anche il braccialetto, come puoi vedere, ti manda un po' la vista in pappa, è fatto apposta, secondo me è geniale. Ok, adesso passiamo magari ad altri orologi. Ci sono due Lockman che so non ti piaceranno tantissimo, so che non sono quelli che tu ami di più, però erano le prime cose un po' più interessanti. Questo qua, la Tin Lover, è un automatico, erano le cose un po' più interessanti, le avevo pagati veramente poco e vabbè, insomma, per quello che li ho pagati hanno il suo, il loro, questo qua è l'avviatore.
che è anche carino esteticamente. Questo è un quarzo invece. Poi abbiamo un tissot, sempre un quarzo, che mi regalò mia moglie, quindi ci sono attaccato da un punto di vista affettivo a una ventina d'anni perché me lo regalò per il nostro matrimonio. Ecco, successivamente voglio farti vedere degli orologi che ho ereditato. Quindi ho un Vetta, è un Vetta oro. E questo orologio l'ho ereditato da mio nonno, ha il quadrante non è perfetto perché il tempo comunque è passato inesorabile, quindi un po' l'ha rovinato, ma non ho intenzione di sistemarlo e penso che tu mi verrai incontro su questa decisione. Poi ho un Longines, anche questo qua l'ho avuto ereditato, so che a te piacciono in modo particolare, carica manuale, così come il Vetta di prima. Niente, pulito, è un classico, insomma. E poi ho questo qua che ho appena fatto revisionare, era di mio padre, è un Seiko, a cui adesso ho messo un cinturino di coccodrillo. Questo qua è a fianco al cinturino originale ed è molto particolare perché ha anche questi indici particolarissimi ad uncino. Non saprei come dirti, ho provato a cercare questo modello su internet, ma ne ho trovati sempre altri con diciamo una configurazione più banale. Volevo sapere se tu sai qualcosa di questo modello in particolare. Lo so che bisogna aprirli per riuscire a capire, però io purtroppo non sono in grado, l'ho portato da un professionista che l'ha revisionato tutto, è un automatico, e niente, poi anche se non c'entra nulla, questo è il mio cane, però passava di qua, quindi non volevo interrompere il video. Senti, ti ringrazio tantissimo e ah no, è vero, scusa, l'ultimo questo è il mio ultimo acquisto, è il mio ultimo acquisto, è quello un pochettino più importante, è quello da 39 mm, l'ho comprato nuovo poco prima che uscisse che uscisse dal mercato e niente, sinceramente al momento è il mio preferito insieme al Seiko di mio papà. Un abbraccio e niente, grazie ancora. Un saluto anche all'amico Piero che è simpaticissimo. Ciao. Mi piacciono i tuoi Swatch e mi piace anche il modello Emicrania, pensa un po'. Mi piacciono nel senso lato della parola, mi piace vederli nella tua collezione, ma nella mia al momento non trovano posto. Dico al momento perché poi si può sempre cambiare idea, è molto facile. Sono poi d'accordo sul Vetta, sono d'accordo con te. Non toccare quel quadrante, lascialo così vissuto, che va bene così. Allo stesso modo il Longines Vintage mi sembra un pochino troppo bianco per gli anni che ha, che poi non so nemmeno quanti anni ha. Però questo me lo devi dire tu, se è tutto originale, se è tutto a posto, avrai i suoi buoni motivi per essere bianco, diciamo così. Poi mi chiedi dello Seiko Sportsmatic e come molti altri amici dici che su internet non si trova nulla. Poi io scrivo la referenza nell'apposita casella di ricerca e viene fuori il mondo. Ma come li cercate questi orologi? Scrivendo Seiko orologio vecchio? Il tuo è un Seiko Sportsmatic Super. 37 mm di diametro cassa e calibro automatico 7625 con 18.000 alternanze orarie e 17 rubini. L'orologio è databile alla fine degli anni 60. Si notano già gli stilemi che poi saranno da guida nei successivi anni 70. Altro da aggiungere non ho. Complimenti per il Rolex Explorer da 39 mm, che è l'orologio che vorrei, un po' come il mulino che vorrei. Partiamo subito col mio Tissot, Chemin de Turel, Powermatic 80, un bellissimo dress watch con il quadrante Clou de Paris e la parte centrale Soleil, bellissimo, con cassa rifinita, satinata e viaggia come un orologio Cosque, ha una precisione quasi come quella di un quarzo. Passiamo poi al mio Ingersoll de Scoville in bronzo, Radiolite, un 100 metri. In precedenti video tu hai detto che gli Ingersoll sono cinesate. Io questo orologio qua è un orologio celebrativo di cui girando il fondello si vede un Miota serie 8000 812A con ponti rifiniti e fermo macchina.
Bellissimo anche questo. Passiamo al successivo, un crono, uno strela, un Polyot strela, che era appartenuto a Alexei Leonov, il primo astronauta russo ad essere andato nello spazio in una missione extraveicolare. È considerato lo speedmaster sovietico. Il movimento è un Sigul ST-19. Un cronografo meccanico molto molto bello anche questo. Passiamo poi al Certina Action Lady Diamond, diametro cassa 34 mm, questo è da donna, certificato COSC, 200 metri, indici applicati, veramente bello, di lusso. Stupendo. L'unica cosa che lo fa ridimensionare un po' nel valore è il movimento a quarzo, però ripeto, è certificato COSC e lo si vede anche nel quadrante che c'è scritto cronometer. 200 metri, bellissimo. Passiamo al successivo. Questo è uno Steinhardt Ocean One. Ti ho sentito dire in tanti altri video che gli homage non li digerisci, però effettivamente questo scheda tecnica alla mano, le varie caratteristiche tecniche che ha, sellita SV200, ghiera in ceramica, vetro in zaffiro con doppio trattamento antiriflesso, impermeabile a 300 metri, lo fanno entrare di diritto nella categoria degli orologi oltre i 1000 euro. Se non fosse solo perché è un homage del Rolex Submariner. Io lo adoro, anche se so che è un homage, ma è sconvolgente il rapporto prezzo-qualità. Passiamo poi all'ultimo. Tissot Classic Dream. Questo è un 38 mm, elegantissimo, e ha le sfere scheletrate che è difficile trovare in molti orologi, soprattutto negli orologi odierni. È veramente un tocco di classe. Bellissimo anche il cinturino. E questo è stato il mio primo orologio comprato ancora nel 2015. Elegantissimo, lo porto quando devo essere elegante e metto un vestito. Bellissimo 38 mm. Niente, questa è tutta la mia piccola collezione e niente, adesso mancherebbe un orologio che ti chiedo cosa mi consigli tra un Moonphase e un GMT o World Time, perché mi interessava soprattutto gli orologi con il rilevamento del fuso orario. Grazie ancora, a presto, ciao. Mi chiedi poi un suggerimento senza specificare il budget. Io potrei dirti un Breguet, un Patek Philippe, ma voglio essere buono e ti suggerisco un orologio che ancora non è uscito, che quindi non sappiamo com'è, non l'abbiamo mai visto, però è il Seiko GMT, Seiko 5 GMT. A breve uscirà e potrebbe essere l'orologio GMT per te. Vedremo poi come saranno i dettagli, se sarà buono, se sarà una ciofeca, se sarà valido o meno, però intanto ti consiglio di attendere un attimo e valutare questa opzione. Vorrei poi spendere due parole su quel Certina certificato COSC. Nei quarzi la certificazione COSC è molto più restringente che non nei orologi meccanici, automatici. Infatti lo scarto giornaliero medio da superare è di 2 decimi di secondo al giorno, cioè stiamo parlando di veramente un parametro stringente. Devo però dire che non sono particolarmente attratto dagli orologi al quarzo certificati COSC. Secondo me è una spesa in più che non mi va di sostenere, nel senso che ritengo che un buon quarzo sia già preciso sufficientemente di sé, non c'è bisogno della certificazione COSC. Detto questo, ho notato una cosa: in quella certina lì, i secondi, la sfera dei secondi non cade precisamente sugli indici che sono riportati sul quadrante. Ora voglio dire, questo è una cosa che io riesco tranquillamente a sopportare, a tollerare negli orologi a quarzo, non è un problema. Però se mi fai un orologio a quarzo certificato COSC, che fa tutti i test del mondo, che lo controlli, che lo regoli, che lo progetti come deve essere fatto, mi devi fare anche quella cosa lì. Cioè, se la lancetta dei secondi si muove di uno scatto di 60 scatti in un minuto e sul quadrante ci sono 60 segmenti, quegli scatti devono cadere precisamente sui segmenti. È semplicemente questione di cura.
Per il resto, complimenti per gli orologi e per quel bellissimo cronografo Strela. Boh, mi sembra di aver detto tutto. Vi ringrazio per essere arrivati fino qua e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che sono, come sempre, ogni mercoledì ed ogni domenica alle ore 20 qua su YouTube. Love.